Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Oggi parleremo del nuovo assegno da 1800 euro di assistenza per gli anziani. Vediamo come ottenerlo. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace su questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Sono in arrivo nuovi aiuti economici a sostegno di coloro che si occupano dell'assistenza di persone anziane, purtroppo non più autosufficienti. Come ben sappiamo, gli anziani sono senza ombra di dubbio una risorsa importantissima per la società. Purtroppo, con il trascorrere degli anni, spesso finiscono per dover fare i conti con una progressiva perdita dell'autonomia, arrivando ad avere bisogno di cure e assistenza. Questo comporta, nella maggior parte dei casi, il coinvolgimento di familiari che proprio per questo motivo si ritrovano a dover spesso assentarsi dai posti di lavoro. È bene sapere che esistono numerosi sussidi e diverse misure assistenziali a sostegno di coloro che si occupano della cura di persone anziane non più autosufficienti. Oltre vari sussidi proposti dal governo, è bene sapere che vi sono degli aiuti offerti direttamente dai comuni, grazie ai quali è possibile ottenere in alcuni casi anche assegni fino a 1800 euro. Vediamo i dettagli. Come abbiamo già spiegato nei nostri precedenti video, oltre alle misure previste dal governo, è possibile anche richiedere aiuti direttamente alle amministrazioni comunali. A questo fine, per accedere ai vari sussidi, bisogna innanzitutto essere in possesso di determinati requisiti, non oltrepassando una determinata soglia ISE. È necessario chiedere maggiori informazioni al proprio comune per sapere quali sono i limiti a cui far riferimento. Ricordiamo che ogni comune decide in modo del tutto autonomo per quanto riguarda i versamenti e i soggetti aventi diritto. In questo contesto quindi è possibile ricevere, dove previsto, assegni per l'assistenza anziani, come abbiamo detto poco fa, fino a 1800 euro. In questo caso si consiglia di rivolgersi ai servizi proposti dal comune di residenza per verificare la possibilità di poter beneficiare di queste eventuali agevolazioni. In alternativa è possibile richiedere maggiori informazioni al servizio di assistenza anziani dell'ASL di riferimento o direttamente ai servizi sociali. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.